Stani già stavano lassù e si facevano sentire, e quindi quello carica ai giocatori. L'ho vissuto in prima persona, è stato molto bello e penso che, come si dice, è uomo in più dentro il Col campo. Pozzo non hai mai parlato di scudetto in questi giorni, in queste settimane. L'avete pronunciata questa parola? No, guarda, io l'ho sentito la prima volta dopo la fine della stagione scorsa, quando stavo andando per la Copa America, che si parlava di mercato, che doveva fermarsi qua, che doveva andare via. Avevi paura, vero? Sì, però lui mi ha lasciato molto tranquillo perché lui già parlava della Champions League. Lui era molto emozionato di fare questa Champions League a Napoli. Quindi lui è partito per la Coppa America, pronto per tornare per la Champions League e si è visto. Quindi non parliamo di scudetto perché nessuno vuole parlare, però lui è molto carico per questa stagione. Alberto, è chiaro che quando parti così Sì. forte, dopo un percorso da quando è arrivato Mazzarri, ricordiamo, il Sì. Napoli era penultimo, con terzultimo, Sì. Europa League, Champions League, insomma, stanno facendo un lavoro straordinario, però devi comunque portare a casa un titolo per suggellare questa Assolutamente, crescita. però mi sembra che il percorso stia procedendo secondo le tappe giuste, è un percorso di crescita costante. Il merito che ha Mazzarri, che ha il suo gruppo di lavoro, è quello di mettere la squadra, l'ambiente della squadra sotto una cupola che è impermeabile davanti a tutto quello che succede intorno, davanti alle pressioni che può darti la piazza, davanti agli strali presidenziali, davanti alle critiche di Mimmo Malfitano, cioè, la squadra. Ce l'ha un po' con te stasera. Oh, ero distratto. Ha detto che La squadra. Mazzarri mette la squadra in una cupola perché c'è grande pressione, perché c'è grande entusiasmo e perché ci sono le tue critiche. Meno male che ci sono le mie critiche. Costruttive. Pensa che piattume sarebbe se stessimo tutti a dire bravi, 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 come succede anche quando le cose non vanno bene. Scherzi a parte, Mimmo è un grande, sai benissimo che è un nostro comune amico. Il segreto di Mazzarri, che è un po' quello che ha fatto Mourinho quando è stato a Milano, è proprio quello di riuscire ad isolare la squadra da tutto quello che c'è intorno. E il gruppo è molto compatto, di conseguenza possono venire solo grandi cose da queste situazioni che si creano all'interno di quello che poi è un gruppo di lavoro, perché la squadra di calcio è un gruppo di lavoro. Carolina, oggi in radio ho detto, sì, ho mandato una missiva a Prandelli, che è mio amico, ho detto amico Cesare, ma come fai a non convocare Cannavaro, Campagnaro, Dossena e Barzagli? Sì, non è che chiama anche Grosso, no? Ho fatto la stessa domanda a Mimmo, perché non chiama Cannavaro? Perché il fatto di dire che gioca a tre non vuol dire, anche perché lui è il centrale dei tre, quindi la posizione manca, cioè. Invece di dividere per tre, dividi per due, non è così difficile. Cioè, è molto più difficile se giochi a quattro adattarti a tre piuttosto che il contrario, insomma. Secondo me è maturo assolutamente per la nazionale, ha una bella personalità, un trascinatore, è veloce. Io non lo so, Io credo che prima o poi lo direi, deve voglio per sentire anche forza. Carlo Albino, in prima pagina vanno sempre i tre tenori, è ovvio ed è giusto così. Però Carlo, io darei merito a Campagnaro, Cannavaro, Aronica e De Santis. Ragazzi, e insomma, Napoli-Villarreal 2-0, a San Siro 3-0, stanno facendo un lavoro straordinario. Hai fatto il nome di tre giocatori che meritano sicuramente la prima pagina in questo momento. Campagnaro, un giocatore che è stato recuperato anche mentalmente, non dimentichiamo, insomma, le vicissitudini che lo hanno visto, ahinoi, protagonista in Argentina durante il periodo di vacanza. Quindi è stato difficile anche lavorare sulla testa di Ugo Campagnaro. Ci siamo ritrovati, secondo me, uno dei più forti, se non in questo momento il più forte difensore d'Italia. E anche questo fa specie perché non solo non lo convoca Prandelli, ma non lo convoca neanche Sabella, che poi convoca Fernandez, che guarda un po' a Napoli, fa la riserva di Campagnaro. Meno male però che convoca Fernandez. Sicuramente, meno male, però sono cose strane. Il plauso definitivo, oltre al nostro grande capitano, che ripeto, secondo me per una questione politica non è convocato da Prandelli, solo per una questione politica ed economica, e ritorno sullo sponsor Fiat che mi fa pensare, un applauso forte va fatto a Salvatore Aronica, 33 anni. Non aveva mai giocato in Champions League, non aveva mai giocato per questi grandi traguardi e io credo che Merito sia di Mazzarri. un punto fondamentale. Il merito è di Walter Mazzarri anche in Scusate, questo prego, caso. Carolina. Perché secondo me la difesa, e appunto questo volevo dire che va sottolineato il merito di Mazzarri, perché i difensori sono forti soprattutto in fase di possesso palla. Cioè Campagnaro accompagna sempre Aronica dall'altra parte, quante volte si trova al tiro? Quindi, cioè, sono indicazioni ovviamente del tecnico, perché una difesa a tre, che i due esterni vadano avanti,
Cioè devi avere una grande organizzazione per poterlo fare, così come lo fa tranquillamente Mazzarri a Napoli. Oh, io volevo sentire un attimo Diego De Luca, che ho parlato della difesa, però chi ascolta Radio Gol su Radio Kiss Napoli ogni giorno dalle 13 alle 16 mi starà sentendo più volte nominare un giocatore, sarà una mia fissazione. Il Napoli quando gioca a maggio è un altro Napoli, e sto ragazzo sta facendo veramente delle cose straordinarie, per me è tra i primi tre esterni destri al mondo, Cristian Maggio. Oggi ha parlato il procuratore Massimo Obriaschi, cosa ha detto Diego? È d'accordo ovviamente con la tua analisi il procuratore di Cristian Maggio, Massimo Obriaschi, attualmente forse il migliore esterno destro che è in circolazione in Europa. In particolar modo però sul rinnovo contrattuale ha detto 10 giorni fa ho incontrato il direttore sportivo del Napoli Riccardo Bigon, ci siamo dati appuntamento a breve, i presupposti sono tutti buoni per il rinnovo contrattuale. Mimmo Malfitano, credo che in questo momento Cristian Maggio sia veramente al top nel mondo, sta facendo delle cose straordinarie. Sì, effettivamente credo che abbia raggiunto quella famosa maturità di cui si parla sempre quando un giocatore riesce poi ad ottenere una continuità nel rendimento. Credo che al di là di ogni cosa ci sia anche questo schema che ne esalta le qualità, così come per esempio vediamo Dossena, Zuniga che hanno, come dire, che danno qualcosa in più rispetto a quello che, è, che sono le rispettive caratteristiche, lo si deve proprio a questo tipo di modulo che prevede appunto spesso e volentieri le aperture sugli esterni, la presenza di attaccanti, magari il solo Cavani ha un po' di, come dire, di arte nel gioco aereo, perché poi Lavezzi e lo stesso Hamsik non sono dei fenomeni di testa, però nonostante ciò il Napoli continua a giocare sugli esterni e va soprattutto nelle ripartenze, perché non dimentichiamo che spesso e volentieri la ripartenza parte proprio dall'esterno, cioè è Maggio che l'avvia, così come è accaduto per esempio a Manchester in occasione del gol di Cavani e in tante altre occasioni dove magari parte Maggio e gli va in appoggio Lavezzi, Cavani, che sono i giocatori più veloci, e quindi è anche il modulo che ne favorisce ovviamente un rendimento da primo della classe. So che tanti amici da casa stanno scrivendo per rivolgere domande al nostro super palco. Io stasera devo dirvelo, sono emozionato e voglio ringraziare l'editore di Canale 9, perché stasera è un palco straordinario, veramente straordinario. E tra l'altro la grande novità di quest'anno di Goal Show, ci sarà anche la possibilità per tutti voi che siete in teatro di interagire con noi e con il nostro palco, quindi tra poco Diego De Luca verrà da voi. Gigi Ermetto, ben trovato, mica stai dormendo Gigi? No Walter, anzi ti do subito l'aggiornamento del sondaggio, abbiamo chiesto chi è quest'anno, chi potrebbe essere quest'anno l'antagonista del Napoli per il titolo. Per il 74% dei nostri telespettatori l'antagonista si chiama Juventus, per il 14% è l'Inter, per un altro 6% invece è la Roma, per l'altro 6% è il Milan. Continuate naturalmente a cliccare sul nostro sito internet che è www.9online.it. Due domande, Gigi, le scegliamo... scusami Gigi, prima delle domande, appena hai la possibilità puoi dare uno sguardo al Twitter del Pocio per vedere se per caso prende in giro Pampa, perché adesso con le cravatte a poi gliela regalate, non può dire nulla, però magari ci sta seguendo e ha mandato un messaggio al Pampa. Scusami Gigi, prego. Va benissimo. Walter, scegliamo due domande. Anche sabato a Milano purtroppo cori razzisti nei confronti dei tifosi del Napoli. Chiediamo allora a Carlo, o meglio ci chiedono per Carlo sulla questione cori, perché in Italia non si interrompe quasi mai una partita di calcio come invece capita altrove? E poi per Mimmo Malfitano, c'è il rischio che la sosta così demotivi un po' i calciatori azzurri, e c'è il rischio ancora di turnover al ritorno alla sosta? Grazie per ora Gigi. Allora, prima che Carlo risponda però, noi abbiamo una clip in cui si ascoltano dei cori. Prima di ascoltarli posso darvi io la risposta? Ci sono stati cori e li ascoltiamo, ma c'è stato un finale. 8.000 a Milano che cantano "Oi vita, oi vita mia, oi core e distrutore". Poi a Milano è successo questo, sentiamolo un attimo.